anni, perché il giovane ti può portare ribellione, ti può portare azioni sovversive con la vita di tutti i giorni, perché queste persone vanno dietro a degli slogan a braccetto con delle leve emotive che comunque sia sono delle leve che portano alla rivolta della massa, ma che al tempo stesso li acceca su quello che vogliono realizzare, perché questa è una forma di protesta e basta, che non è presentata con, a livello programmatico, con qualcosa che... Sì, da parte di chi questo? Dei giovani, tipo Renzi, tipo questo nome, le nuove leve del PDL come Alfano, che per me era una nuova leva, ma tra virgolette, ho sentito anche oggi per televisione Crosetto, mi sembra, Crosetto, logicamente che si vuole candidare anche lui per le primarie del PDL, per l'economia. Però a me queste persone qui mi spaventano, logicamente, mi spaventano sempre. Sembrano che vogliono mangiare su quello che hanno costruito i loro avi, e non so a che pro, se realmente dicono, noi abbiamo, loro sono, hanno fatto la loro gavetta in qualcosa che è stato costruito da gente di 20 anni. Se hanno costruito un partito, comunque sia, che ha avuto un seguito a livello di consensi, vuol dire che hanno fatto qualcosa di positivo, perché se nel tempo hanno mantenuto un tot di consensi, vuol dire che qualcosa di giusto l'hanno fatto. Queste persone invece non hanno ottenuto niente e dal nulla vogliono prendere tutto quello che... Dal nulla, detto, era nel PDL, Renzi comunque sono metalli che fa politica e non mi piace. Nel PDL era perché chi l'ha scelto? Chi l'avrà scelto? Chi? Crosetto? La classe dirigente di cui Berlusconi è presidente, non è che Crosetto ha avuto delle qualità. Adesso non dico che la Carfagna, certo, che è arrivata lì, sappiamo perché è stata scelta da Berlusconi. Ci sono anche nel PDL, con tutto rispetto, ci sono anche lì personalità di un certo spessore. Cioè, Brunetta alla fine qualcosa di buono l'ha fatto. Detto questo, però, ti dico una cosa: allora, giovani o vecchi che siano, per fare il pidello tu non devi essere incensurato, non devi avere neanche un tentativo di giudizio in corso, ok? Nel Parlamento italiano ci sono 120, mi pare, persone che non hanno i requisiti per fare il pidello, e questo secondo me deve valere ancora di più a chi vuole fare non solo le leggi in Parlamento, ma anche chi vuole gestire l'esecutivo. Allora, se noi accettiamo che la magistratura con i suoi limiti è un arbitro corretto, dobbiamo accettare le sentenze, e nel momento in cui c'è la sentenza di giudicato, secondo me è giusto che chi non si è dimostrato di seguire le regole dello Stato, soprattutto in materia fiscale, non credo che abbia neanche i presupposti etici per poter gestire lo Stato. L'iter non è finito del processo, perché lo dai condannati? Ma c'ha 76 anni. Io ti porto un'altra analogia, Raffaele Sollecito e Amanda Nox, tutti pensavano che erano colpevoli, hanno dichiarato innocente l'appello. Questo accadrà anche per Berlusconi, però a livello mediatico quello che è il risultato delle politiche che ci saranno tra qualche mese è quello che è il risultato di oggi, anche più recentemente le politiche ci sono. E ma allora io quello che non capisco è questo. Vittima, perfetto. Perché? Vediamo che sacrificare. Vediamo che ti dia ragione. È una vittima sacrificale, come Pantani nel mondo dello sport. Quando si dopavano tutti i ciclisti, a livello materiale in poi. Oppure ti voglio dire, Maradona nello sport, tutti usavano droga. E lui è stato preso come capo espiatore. Berlusconi è uguale nel mondo della politica. Per svecchiarla, quelli che vogliono arraffare nel mondo della politica. Per assurdo, ti do retta, ti dico che hai ragione, per assurdo. E allora io ti dico, mettiamo che Berlusconi sia il capo espiatorio, perché deve ricandidarsi? Se lui è diventato il capo espiatorio, con tutte le colpe che si porta, vere o presunte, danneggia il PDL. Lo levi e il PDL è candido e pulito. No. Perché se dice il PDL da solo... Perché lo sicuramente ha passato 64 anni, che ha lottato nella vita, con i sacrifici, 76 scusa, che ha lottato nella vita e nei sacrifici per ottenere quello che c'ha, per creare un'azienda, per creare 10.000 dipendenti, che non so quanti ce n'ha, Mediaset, Fininvest, Mediolanum, quello che è, tutte le varie aziende che Berlusconi ha, non ho il suo 740, ok, molte di più, ok, logicamente, quindi voglio dire, un po' mi sa fatica che alla fine viene scansato, perché logicamente ma oggi come oggi picca, si sta levando una lui protesta. Si voleva ma lui si voleva lui scansare, siccome gli hanno fatto questa sentenza. Si scansava, che... sì, tranquillamente, non veniva comunque si è additato come un... Quindi lui è lì per se stesso, per difendere la sua reputazione, non per il nostro interesse. Ma perché il PDL è una sua creatura, il partito, ma lui si voleva scansare. La sua idea, ed è nato da Tangentopoli. Fermiamoci, lui si voleva scansare. Gli hanno fatto una sentenza che ha leso, a sentire te, la sua dignità, e lui si ripresenta. Certo. Perché lo fa? Perché per la dignità, perché lo sua personale. Certo, non è perché te per
Perché a 74 anni che lotte fai per ideali, come tu hai detto? No, a 30 anni cosa fai? Le lotte per ideali? Io non ci credo tanto nell'idealismo dei 30-40 anni. Io ho paura invece che forse... gli ideali se ne vanno più in fretta, però vabbè. No. Finché uno è giovane, crede magari cose sbagliate, ma ci può anche credere. Da anziano, secondo me, la fede nel... Il trentenne che si approccia nella presa politica, non so quanto può essere idealista tra il trentenne. Il ventenne sì, però. Il ventenne sì, questo lo do. E allora se già... Se però è un sognatore, è un idealismo... Sì, continuerà a 70, non a 30 la struttura già il discorso della famiglia, a 30 fa, fa la famiglia, a 70 no, a 70 conferma che non è l'importanza della vita e i soldi, perché tu sai che la vita è caduca, quindi te ne vai lasciare un segno al creatore. Quindi vuoi lasciare un segno come persona, che sei stata una persona integerrima, che comunque sia hai coltivato le cose per il benessere di tutti, non per un benessere solo personale. Questo voglio dire. Che poi dopo Berlusconi non sia il caste puro, te l'ho detto anche all'inizio, ma qui non è nessuno caste puro. Però si tratta che qui c'è un capo espiatorio, che Berlusconi è l'unico additato, comunque sia, in super partes, che ha rubato, gli altri che hanno rubato, come hai detto anche te, cosa mi hai detto? C'erano 120 nella cassa politica che hanno rubato. Allora per quale motivo non si fa un elenco delle 120 persone e si fa l'elenco solo di una persona, Berlusconi, perché fa più notizia, perché fa più risalto, perché fa vendere più giornali, perché fa comodo alla classe che vuole governare, perché qui si sta pilotando la situazione che vogliono far governare i Renzi, i Grillo, i Crosetto e gli Adinolfi, classe nuova. Che questa gente qui non so quanta cosa porteranno, qual buon vento porteranno. Te lo spiego, per me sai quale buon vento porteranno? Porteranno a un regime di totalitarismo, perché... diminuendo il numero dei parlamentari, che per me è sbagliato, diminuire gli stipendi mi sta bene, perché logicamente la politica è abbracciare una fede, non è abbracciare un discorso economico, ok? E quindi logicamente dare stipendi più equi, questo è giusto. Però diminuire no, perché diminuire le persone vuol dire accentrare il potere su pochi. E a me accentrare il potere su pochi, che questa politica di giovani vuol far questo, vuole dimezzare i numeri dei parlamentari, vogliono le loro poltrone e buttare via tutti i vecchi. Le sta venuto in mano i giovani che non hanno un'esperienza di vita che ci possono dare una tranquillità, che quello che fanno non è un salto di testa, ma che giovani, sia 40 fatto anni, ragionamento. A 40 anni uno, voglio dire, non è uno sprovveduto. Renzi non ha 20 anni, ha fatto 20 anni di politica, è stato sindaco. Io non li vedo proprio dei 15 anni sta gente qua. E poi ti ricordo che la legge che impedisce agli elettori di votarsi le proprie persone l'ha messa sul PDL con il Porcellum. Quindi non è che veniamo da un non regime. Berlusconi il potere ce l'ha avuto 20 anni. Che regime abbiamo prosperato? C'è stata l'economia che andava bene? Mega tanto. Negli ultimi 10 anni c'è stato Berlusconi, negli ultimi 10 anni. Sì. Mi sembra che negli ultimi 10 anni l'Italia è andata incontro a una crisi economica devastante. E non ma diciamo, la crisi economica non è che è venuto che era mondiale, è globale. Sarà. Però guarda caso è successo mentre c'era Berlusconi. Come dice Cavalli, magari porta è caduto gli Stati Uniti d'America, come le banche principali dell'America sono cadute. Perché hanno dato limite al credito, ma hanno fatto un'espansione del credito ai consumi troppo allargato. Logicamente hanno pompato troppo mutui e prestiti a go-go, non si sa per quale lobby economica a livello bancario e creditizio, e questa cosa complicata prima o poi è caduta. Restiamo sulla democrazia, però secondo me il PDL non è che ci ha fatto tanto bene, è la storia lì. Berlusconi si può fare da parte, secondo me lui lo sta facendo solo per il suo interesse personale. Certo che lo fanno anche gli altri per interesse personale, ma l'arte del politico, la genialità del politico è quella di unire i propri interessi, i propri bisogni personali con l'interesse comunitario, con l'interesse della comunità, e possibilmente, appunto, se tu ti vuoi candidare a gestire un paese, devi prima di tutto gestire le bordate, perché se tu sei un uomo pubblico devi essere pronto ad essere attaccato, se tu sei un uomo privato no, perché hai diritto di quella tua privacy. Come tu uomo pubblico è come il militare, ci si stupisce che muoiono i soldati, è il lavoro loro, stare in guerra è più facile che muori, fa parte del mestiere. Il politico deve essere pronto ad essere attaccato sui giornali eccetera, quindi deve essere pronto a questo, e in più deve avere tendenzialmente una moralità per migliore addirittura della media, non dico uguale, deve essere addirittura migliore degli altri, perché nel momento in cui ti candidi a fare il pastore del gregge e non puoi essere una pecora come le altre, devi essere migliore. Berlusconi, come vuoi o come non vuoi, è stato indagato tante volte, questa è la prima volta che lo condannano, d'accordo, però adesso vedremo. Allora facciamo così, aspettiamo l'appello, e se lo scondanno, sì, guardando con questa condanna comunque sia hanno cercato di buttare del letame sul suo partito.
Come nel PD, come nella SEL, come in altri partiti politici, così come nell'IDV, come nella Lega, cioè è normale, tu sei un uomo politico, non sei Paolo Casaldani. Perché Renzi è stato definito un berlusconiano a livello di politica? Perché in parte è berlusconiano per il modo di pensare. Allora, allora per quale motivo Bersani e D'Alema non lo vogliono? Renzi è stato definito un berlusconiano perché ha un modo di comunicare che è quello di Berlusconi, perché Berlusconi non è solo Berlusconi Silvio, è anche un modo di concepire la politica che è quello americano, che lui ha importato come la, e quindi è un modo di comunicare. Poi c'è un'altra cosa Renzi, però, oltre ad essere berlusconiano nella comunicazione, che non può, questa che non è una cosa negativa, perché il fatto che uno porta la comunicazione del marketing in politica non è una cosa negativa, però Renzi c'è un'altra cosa che non è neanche negativa questa, però è una caratteristica che lo fa odiare dal PD, che lui porta istanze e, come dire, volontà che non fanno parte di quelle che sono le lobby, tra virgolette, o le parti del PD che si rifanno a Bersani, ad Alema e a Veltroni. E quindi, ovviamente, è una lotta interna di un partito. La dialettica di un partito c'è sempre, ci sono varie anime. Renzi è una, è, diciamo che è una corrente a parte rispetto a questi qua, quindi c'è una lotta interna. Che è legittimo e anche sano che in un partito ci siano queste lotte qui. Come anche nel PDL ci saranno leggermente queste lotte. Solo che finché c'era Berlusconi, che era il padrone, gestiva tutto lui. Nel PD c'è un pochettino più di democrazia, tra virgolette, gestita dal fatto che Renzi trova dei finanziamenti, quegli altri ce l'hanno, gli altri se la stanno giocando. Quindi non è sbagliato. Che possa piacere Renzi o Bersani è un altro discorso. Per me non vedo solo la linea di comunicazione, io vedo che Renzi comunque sia anche di scelte politiche. Ha un modo di comunicare, sono varie cose diverse, io non vedo che non abbia scelte particolari. Renzi è più di destra dell'interno del PD, cioè è uno al massimo di centro, addirittura anche forse qualcosa di più, è quasi un liberista secondo me. Ma lì si ce la giocherà, c'è un PD, c'è una sinistra che... Allora nel PD c'è uno che è di destra come Berlusconi, nel PDL uno che si chiama Berlusconi perché lo porta il cognome, si deve fare una parte. Aspetta, Renzi non vincerà le primarie secondo me, vincerà Bersani. Vedremo. Io dico Bersani anche perché sarebbe un po'... Mi sembra conto perché i mass media stanno dicendo che vogliono i giovani nella classe politica, mi sembra che questo è il messaggio. Però in questo caso veramente, a parte che Bersani quando ha 50 anni... Però Bersani rappresenta di più, almeno sulla carta, lo spirito della sinistra. Renzi, con tutte le sue buone qualità comunicative, eccetera, è molta gente di sinistra, non so come. Allora tu mi dai forte che allora rimarremo con i vecchi governanti? Bersani è abbastanza nuovo, anche se è un elemento di D'Alema, fondamentalmente. Quindi, ma quello è inevitabile. Cioè, anche Berlusconi, allora, se andasse via. Allora, è giusto che quindi si sa che decidere. La classe governante deve essere sempre quella. Non si può. Purtroppo c'è una continuità che è difficile da scalzare. Questo è perché le cose, anche dopo la caduta del fascismo, molti elementi chiave che erano stati messi nel fascismo sono stati mantenuti dalla Repubblica Italiana. Non c'è stato un processo di Norimberga in Italia per cui i vecchi sono stati fatti fuori. Molti che erano stati messi lì dal fascismo lì sono rimasti. Badoglio, per esempio. Badoglio faceva braccetto con Mussolini e poi è rimasto lì. Addirittura è diventato capo del governo dopo Mussolini. Cioè, questo è un problema che c'è in tutto il mondo. In Italia è ancora più forte. Che le cose non cambiano mai. Ci si sostituisce. Beh, intanto però sostituire persone forse un po' aiuta. Poi poter cambiare veramente la mente, questo è il limite dell'Italia secondo me, che non, la mentalità è sempre quella di un paese provinciale che non cambia, che siamo sempre lì ed è allora appoggio la mia idea è che comunque sia, per quale motivo non cambia, che comunque sia le cose vanno bene. No, non vanno bene, è che chi ha il potere se lo tiene in un certo senso, passando la staffetta ai suoi amici, e quindi la mentalità è sempre quella. Non c'è mai stato, dall'unità d'Italia, non c'è mai stato un passaggio di governo dalla destra alla sinistra, perché è sempre stata una destra sinistra. È una sinistra e sinistra. E lo stesso Mussolini, che veniva dalla realtà socialista, ti fa capire questa cosa qui. Cioè non c'è mai stato qualcosa di nuovo in Italia. È sempre stato una consorteria che ha fatto girare un po' il potere, eccetera. E questo è il limite grosso, secondo me. E quindi Berlusconi a modo suo, ti dico, un pregio tra virgolette di Berlusconi, quando è entrato in politica, poteva essere il vento rinnovatore a livello locale. Allora la gente è stupida preferisce la sinistra o preferisce la destra, quando vale l'inizio. Bella domanda. Dovrebbe preferire una vera destra e una vera sinistra che porta avanti veramente delle battaglie più liberali o più socialiste. Ma in Italia non cambia niente, cioè chi comunque va al governo, io vedo sempre tendenzialmente, forse Berlusconi fa pagare un po' meno tasse, quegli altri gli danno più servizi, ma... Vedremo, dai. Ragazzi, vi lascio e vi lascio a voi, non mi dilungo altro, siamo a Senigallia, nel nostro semplice ufficio. Lascio a voi, città europea, Senigallia. Lascia a voi naturalmente dire la vostra, commentare sul nostro canale, iscrivetevi per aggiornarvi sempre su quelle che sono le nostre notizie. Andrea, avete sentito la sua posizione, io ho detto la mia, e mi sembra che alla fine lui ha abbracciato per quanto è con tristezza che comunque sia la classe governante essere quella. Mi dispiace che magari l'avevo sempre io l'ultima.
è il mio canale. Arrivederci.